Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dove vi mostrerò come virtualizzare Kali Linux su VirtualBox. Per chi non lo sapesse, Kali Linux è una variante di Ubuntu basata su strumenti di hacking, quali sniffing, attacchi alle password e via dicendo. Detto questo, passiamo subito alla procedura. Avrete bisogno di una ISO di Kali Linux, di cui vi lascerò il link come sempre in descrizione, e di VirtualBox che troverete tranquillamente in siti come Softonic. Per prima cosa, avviate VirtualBox. Mettete nuova macchina, scegliete un nome che volete per la vostra macchina, io metto prova, macchina. Come tipo di sistema operativo mettete Linux, se vi mette Ubuntu lasciate come ha messo, andiamo avanti. In questa schermata vi chiederà quanta RAM dovete allocare per far andare la vostra macchina. Io vi consiglio di mettere poco meno della metà dei gig che avete a disposizione, poi fate voi in base alle vostre necessità. Io per esempio metto 1700 MB, va bene. In questa parte dovete creare un hard disk virtuale in cui allocherà tutti i file la macchina virtuale, una memoria di massa, insomma. Createne una, mettete come dimensione fissa. Qui impostate da quanti giga deve essere composto l'hard disk. Mettete, cioè io per esempio metterò 10 giga. Poi anche qui mette, in base, sempre in base alle vostre esigenze. Io per esempio metto 10 giga che è più che abbastanza. Una volta fatto questo, aspettate la creazione del vostro hard disk. Quando VirtualBox finirà di creare il vostro disco virtuale per la macchina, si creerà ancora spenta, vuota e senza sistema operativo, che adesso ci metteremo. Avviatela. Infatti qua vi chiederà il disco d'avvio, che equivarrebbe alla vostra ISO. Selezionate la ISO che avete scaricato e avviatela. Adesso vi aprirà la pagina iniziale di Kali Linux, ecco. Selezionate la voce install e VirtualBox partirà con il processo di installazione. Selezionate la vostra lingua, anche per quanto riguarda la tastiera. In questa voce dovrete mettere il vostro nome utente, ovvero quello che equivale quando voi avviate Windows e vi chiede il nome utente, la stessa cosa. Io per esempio metto root. Qui invece dovete mettere il nome del vostro dominio, se non l'avete potete benissimo cliccare sulla voce continua senza metterlo. Qui invece dovete mettere la password del vostro account utente. Io inseritela nuovamente. In questa parte dovrete configurare la partizione del disco, ovvero partizionare la memoria di massa, la memoria dedicata al sistema. Se non avete esperienza su queste cose, vi consiglio di usare la guidata e di usare l'intero disco. E mettete e selezionate la voce tutti i file in una partizione. Terminate. Selezionate sì. Una volta che avrà finito la copia dei dati su disco, vi ritroverete in questa schermata. Voi mettete no. Dopo il completamento dell'ennesima barra, vi ritroverete finalmente in questa schermata che vi dirà che l'installazione di Kali Linux è completata. Aspettiamo il completamento di quest'ultima barra. Eccoci finalmente nella schermata di avvio di Kali Linux. Selezionate la prima voce. E dopo che avrà finito gli ultimi controlli, vi ritroverete nella schermata dove vi chiederà il nome utente e la password.
Questa è l'area desktop di Kali Linux. Come vedete il sistema funziona molto bene. Qui abbiamo tutti gli strumenti di Kali Linux, è tutto in stile Ubuntu, perché come ho detto all'inizio del video, Kali Linux è semplicemente una variante di Ubuntu con questi strumentini qua, che servono per l'hacking e cose di questo genere. Prima di terminare, volevo precisarvi che se qualche settaggio che ho detto durante il procedimento magari non vi vada bene, potete benissimo modificarlo andando su impostazione e settando quello che vi interessa. Bene, questo video è terminato. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Bella a tutti.